con i suoi 30 milioni di abitanti, Shanghai è la città più popolosa del mondo. Pudong è il distretto finanziario. Shanghai è anche la capitale economica della Cina ed è in continua espansione. La Regina d'Oriente è città di mercati e mercatini, commerci e vie trafficate, ma è anche una delle tante città dove si pratica il Tai Chi. Nei parchi cittadini è facile incontrare gruppi di anziani intenti a praticare questa ginnastica dolce che favorisce l'armonia fra la mente e il corpo. Ecco un altro bel gruppo, questa volta di giovani. Si preparano una biciclettata per le vie della città. Risa è una fotomodella, ai tacchi non rinuncia mai, ma neanche a questa iniziativa, viene tutti gli anni. Anche questi ragazzi hanno fatto di tutto per attirare l'attenzione e ci sono riusciti. Oggi in Cina, nelle grandi città, le biciclette sono quasi scomparse. Il punto di ritrovo dove termina la gita in bici ci riserva un'altra sorpresa. Una esposizione di green economy. L'industria verde si sta affermando anche in Cina. Se si considerano i danni ambientali, a cui prima o poi si dovrà porre rimedio, la crescita del prodotto interno lordo della Cina potrebbe essere dimezzata, dall'8 al 4%. L'industria verde, che qui presenta capi di abbigliamento ecocompatibili, è ancora una piccola avanguardia. Gli organizzatori della manifestazione e le modelle sono tutti volontari. È diffuso il volontariato qui in Cina? I think lots of people, lots of students would like to volunteer for a cause. But it may not be a very popular thing in China, because in China most students are stressed with their homework and also examination and other activities that will help them. Questo è vero, perché ci sono degli esami ingresso veramente pesanti e stressanti, però esistono questi gruppi di volontariato. Ma non può essere un fatto culturale, cioè è così importante il lavoro che non c'è tempo per fare altro, compreso ad esempio il volontariato. Ma credo che dipenda dal fatto che comunque la Cina è un paese con tanti abitanti e tutti hanno bisogno di raggiungere un livello di benessere che non molti hanno ancora oggi e che stanno cercando di conquistare. E quindi arrivo prima io, poi se riesco a stare in piedi aiuto te. Sui tetti di alcuni palazzi di Shanghai stanno sperimentando la coltivazione di piccoli orti. Uno degli scopi principali di questa iniziativa è far toccare ai ragazzi la terra, il fango, elementi per loro quasi sconosciuti.